Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di come è cambiata in modo drastico la qualità degli orologi nel tempo. Mi ricordo che il primo orologio Casio che mi fu regalato, che ero all'epoca un bimbo, nel compleanno lontano del 1985 mi fu regalato questo Casio AQ100W, che ancora ce l'ho, che ha fatto un servizio per 3 anni. Io credevo che fosse diciamo waterproof, infatti era waterproof fino a 100 metri, 10 atmosfere. All'epoca ero un bimbo e mi volevo cronometrare quanti secondi trattenevo il fiato in apnea. Mi misi ad operare con questo orologio col cronometro sott'acqua. Si vede che l'orologio era fatto per andare sott'acqua, ma non per funzionare sott'acqua. Il risultato è che c'entrò l'acqua tutto il sale e quindi dopo 3 anni finì praticamente rotto. Ancora lo conservo e come potete vedere è qui. Nel 1987 mi comprai, che all'epoca costavano uno stonfo, un Casio Databank DBC62 che dal 1987 è rimasto sempre in servizio. Ci ho cambiato 3 cintolini più o meno, poi l'ultimo lo misi di metallo come potete vedere, perché quelli di gomma in origine era nero di gomma, ma quelli di gomma poi si rompevano e poi alla fine il tastierino ne poteva più, è venuto via e l'orologiaio mi ha detto che non valeva la pena di ripararlo, facevo prima a comprarlo nuovo. Quindi questo orologio è rimasto sempre in servizio dal 1987 fino al 2013. Ci ho cambiato ovviamente 3 cintolini, 2 di gomma e 1 poi alla fine un misi di metallo e varie pile. Orologio perfetto, non ho mai perso un minuto, una cosa, io della casa sono super cliente, super fidelizzato, tant'è che nel 2013 ho acquistato un Casio MTP 1183 con il quale mi ci trovo molto bene e è un orologio completo, però diciamo è inadeguato per andare al mare. Comprai poi nel 2013, nell'agosto, il Casio MRV200H che ha fatto una pessima riuscita, perché poi nel giugno del 2016, dopo aver lavorato praticamente per 3 estate, 2013, 2014, 2015, nel giugno del 2016, prima di iniziare l'estate, mi si è staccato il piolino e praticamente l'orologio l'ho buttato via perché non era riparabile e non era più waterproof. Questo per riflettere probabilmente che la produzione qualitativamente degli orologi è andata probabilmente a degradare, mentre i primi 2 Casio, quello del 1985, il Casio AQ100W, quanto il Casio Databank DBC62, erano tutti e due fatti in Japan, perché infatti dietro c'è scritto Made in Japan, che la produzione qualitativa era evidentemente molto elevata, giudicate voi, un orologio che dal 1987 funziona in modo regolare e completo fino al 2012. Quest'altri invece che si trovano adesso sui siti internet sempre della Casio, purtroppo a quanto pare non hanno la stessa durata, la stessa qualità e la stessa manifattura delle produzioni giapponesi, che probabilmente vengono da fabbriche cinesi. Rufolando su Amazon Warehouse alla ricerca di un orologio digitale subacqueo, ho trovato questo modello di Casio AE1000W-3AVDF. C'ha un sacco di funzioni: ore, minuti, secondi, giorno della settimana, giorno del mese, poi ovviamente vari allarmi, vari fusi orari, c'è anche un quadro analogico
con l'indicazione delle ore, minuti, dei secondi in modalità analogico ma digitale. A me quello che serve è che sia waterproof, che mi permette di fare snorkeling. Questo, diciamo, che penso, che spero che vada bene, soprattutto non ha ghiere meccaniche, tutto digitale, quindi spero che mi faccia una buona riuscita.